Lei aveva espresso grande fiducia per quanto riguarda le indagini già nella precedente conferenza stampa nella quale erano stati individuati i killer. Oggi il quadro è chiuso. Il quadro è assolutamente chiuso. Con l'operazione Quinto Comandamento abbiamo dato un volto, un nome a quelli che sono stati i mandanti dell'omicidio Rosso. Un omicidio che ha mosso le coscienze di tutta la comunità catanzarese. Un omicidio che a distanza di 3 anni e mezzo finalmente viene risolto e porta degna memoria a quello che è il defunto macellaio. Parliamo di un impegno di quasi 4 anni, parliamo di 3 anni e mezzo di attività incessante, costante, che non ha visto mai, non ha mai conosciuto una sosta. Parliamo di dati che possono essere sintetizzati in circa 130.000 conversazioni telefoniche da ambientali intercettate, captate. Parliamo di circa 130-140 bersagli, quindi parliamo di soggetti che sono stati di volta in volta interessati da parte delle attività. Parliamo di un raggio di 15-20 km di impianti di videosorveglianza per un tempo complessivo superiore alle 72 ore solo per quanto riguarda l'evento omicidiario. Quindi comprendete bene quanto possa essere stato importante e determinante più che altro l'impegno che noi come carabinieri di Sellia Marina abbiamo portato avanti, abbiamo in maniera forte, devo dire, in maniera decisa, determinata, al fine di raggiungere l'obiettivo che oggi stiamo commentando.